quando te veo partir, siento que voy a morir y muero. Vuelvo otra vez a vivir cuando te escucho decir te quiero. Esta encendida pasión vive buscando un rincón. Mis deseos en flor sobre tu boca. Alma de tango, yo te llevo en la sangre y la piel. Alma de tango, con un beso de fuego y de Posso darti un consiglio? Hai una fidanzata, vero? Abbi cura di lei. Cerca di meritare il suo amore. Sii sempre leale. Per il resto non preoccuparti. La natura è molto saggia, sai. Non serve avere un maestro per certe cose, capisci? Perciò dar retta a me. Bevi un bicchiere e torna dalla ragazza che ami. E non farti vedere più qui. Proprio voi lo dite? Mm-hmm. A quanto vedo, nessuno vi sta puntando una rivoltella sulla testa per costringervi a restare. Ma purtroppo non c'è nessuno che mi sta aspettando fuori per convincermi a uscire. Volete tentare di nuovo? Se non ottengo una minima reazione positiva, no. Non vale la pena sottoporla di nuovo a tutti i disagi che dà questo tipo di trattamento. Io voglio essere sincero con voi. Credo che l'unica cosa che possiamo fare per lei adesso sia chiamare la sua famiglia. Alma non lo permetterebbe. Lei non è assolutamente in grado di decidere, madre. D'altra parte, con il suo silenzio ha già ottenuto quello che sperava. Nessuno ha assistito alla sua agonia. Ma ora sarebbe crudele impedire loro di darle l'estremo saluto. Forse avete ragione. Ma non sarà un compito facile. Suo padre possiamo trovarlo in casa sua, però di sua sorella sappiamo solo che è a Parigi. Ma non abbiamo l'indirizzo di dove vive. Thank you.
tanto da lei. Sì. Ma certo, madame è molto disponibile con la stampa, perdonatemi. Marlene, ci sono due giornalisti inglesi che vorrebbero farvi un'intervista. Scusatemi con loro, Gerard. Sono molto stanca, non voglio vedere nessuno. Ma secondo me... I ringraziamenti devono essere più brevi, per mettere più in risalto la figura di Marlene. Comunque lei avrebbe dovuto almeno salutare. Sto cercando il signor Paul Menard. Sono io, Paul Menard. Lo so. Che cosa ti succede, Melania? La vita ti sorride. Hai tutto quello che una donna può desiderare. Sei una grande stella, sei acclamata in tutto il mondo. Hai successo, denaro, e un bel marito che... Michelle. Michelle. Quanto sei lontana dalla realtà, non l'immagini neanche. Paul è un uomo meraviglioso. È l'uomo che è riuscito a realizzare quasi tutti i miei sogni. È il miglior agente. Il miglior produttore, ma purtroppo... Purtroppo cosa? Purtroppo io non sono mai... mai stata sua. Melania. No. No. Melania no. Marlene. Ecco chi sono, Michelle. Marlene, una ballerina. Melania, la donna, è morta quando ha lasciato Buenos Aires. Ci sono novità, dottore? No, nessuna. Andate a riposare un po' adesso. Resto io con lei. Dottore! Dottore! Alma! Alma! L'amor del cielo, Alma! 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 Calmatevi, Alma! Alma!
Ania! Madre! 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 Non vi spaventate. Questo può... Sì, può sembrarvi terribile, doloroso. Ma è stata una reazione. È stata la prima reazione. Voi non ci crederete. Ma io sto cominciando a sperare solamente adesso. Melania, 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 madre! La vita sta tornando in voi, Alma. Madre. Mon Dieu, non posso crederci. Questa è la realtà, purtroppo. Mio marito non mi desidera. Ma allora ti ha sempre mentito. Ti ha ingannata, non ti rende felice, no, ti obbliga... No, Michelle. Non mi obbliga proprio a niente. Mi protegge. E vive solamente per me. E poi è dolce e gentile come sempre. Ma come puoi parlare in questo modo? Non riesco a capirti, Melania. Sinceramente non riesco a comprenderti. Lui ti umilia, ti offende annullando la tua femminilità e tu continui a sostenere... Io capisco la posizione di mio marito, Michelle. E la rispetto. Inoltre, non voglio farlo soffrire. E tu non soffri. Io non conto. E lui come si giustifica? Ne avete parlato? Sì o no? No. No, non se n'è mai parlato. Era inutile. Non c'era niente che potessimo dirci. Sono diversi anni che danzo in compagnie professionali, però ho sempre desiderato ballare con voi. Il desiderio però non è sufficiente. Per favore, Gerard, lasciaci soli. Siediti. Grazie. Ti ascolto. Voglio sapere tutto. Tutto. Ecco, il mio nome è Sebastián Garcés. Sono spagnolo. Ma questo l'avrete già capito di certo. Vi ho visti a Madrid. E lo spettacolo mi è piaciuto tanto che vi ho seguito. Sono venuto a Berlino solo per parlare con voi. Ma non mi hanno permesso di avvicinarvi. La nostra compagnia è molto importante, lo so. Ma non è l'unica, Sebastián. Perché insisti tanto per stare con noi? In tutto il mondo, nessuno ha il vostro talento. Nessuno riesce a capire quello che desidero. Quello che sento per la danza. Nessuno che comprenda quello che mi succede. Io so che voi potete. Se mi darete la possibilità di mostrarmi per quello che sono ai vostri occhi. Ma come? Il tuo desiderio di donna? E l'amore? Non è l'amore che mi ha legata a lui. E questo tu lo sai bene. O almeno non il genere di amore che si sogna quando sei un po' più giovane di me. Io... Tu stai soffrendo, io non posso permettere che questo accada. Andrò subito a parlare con Paul. No, Michelle, ti prego. Non riuscirai a fermarmi. Non posso abbandonarti a questo destino. Ti prego, ti supplico, Michelle. Melania, perché non lasci che ti aiuti? Te lo proibisco. Se lo farai, non ti racconterò mai più niente della mia vita. Michelle. Non è facile da comprendere, io lo so. Ma Paul è il migliore amico che abbia avuto.
E soprattutto è un uomo straordinario. Non sai quanto l'ammiro per il suo talento, per la sua alta visione della vita. È dolce, tenero, lo rispetto per questo e per la sua infinita bontà. Non lo so, ma può darsi che sia così che io voglio amare Michel. Ti stavo cercando. Bene, adesso mi hai trovato. Ho un'eccellente sorpresa per te e per tutti. Lui è Sebastián Garcés. Viene dalla Spagna. E io credo che possa essere il partner ideale per completare la tua arte. Signor Menard, io... Lei è Marlène Bécaud. Non soltanto vi conosco già, madame, ma ammiro profondamente la vostra danza. Domani stesso comincerete a provare insieme. Sei contenta, Marlène? Chiedo scusa. Credevo che te ne fossi andata. No. No, ma stavo per andarmene. Sono veramente stanca e vorrei dormire. Va pure dai tuoi e salutameli tanto. Ti staranno aspettando. Io invece ti aspetto in automobile. È stato un piacere, signor Garcés. Il dottore è andato a prendere altre medicine per voi. State tranquilla. Avete passato momenti terribili. Ma la misericordia di nostro Signore ha guidato con sapienza la mano del dottor Morelli e vi ha restituito alla vita. Adesso dovete solo recuperare le forze, Alma, per ricominciare a vivere. Ricominciare a vivere. Se l'avessi visto, è come se avesse le ali ai piedi. La sua armonia è eterea. È il più sublime connubio di perfezione e di sensibilità. Avrai in lui il tuo partner ideale. Che cos'hai? Sei scura in volto. Mi sembri un po' strana, assente. Non è niente, Paul. È solamente l'emozione di tornare a ballare a Parigi. Come ti capisco. Anche a me emoziona questa città.
Paul, ho bisogno di farti una domanda delicata. Sei felice? Intendo dire, al mio fianco sei felice? Perché mi domandi questo? Non capisco. Per favore, Paul, la tua risposta è molto importante. Sei felice con me? Il massimo che io possa riuscire ad essere. Com'è andata, ragazzo mio? Non poteva andar meglio. Ballerò con la signora Marlene. Bene, me ne congratulo. Visto? Te l'avevo detto. A un ragazzo come te, il signor Menard avrebbe concesso delle grosse possibilità. Le migliori, infatti. Non so come ringraziarvi di avermi dato l'opportunità di incontrarlo. Vi sono grato, Ugo. Oh, è stata una sciocchezza, non mi ringraziare. Vorrei solo che non ti dimenticassi che se ti affermerai lo dovrai a me. Paul, non vieni a dormire. Certamente, Melania. Non mi auguri nemmeno la buonanotte. Perdonami. Stasera non posso smettere di pensare. Pensare a cosa? A nuove idee per la coreografia. C'è l'entrata di Sebastian nel secondo atto e la tua morte sulla spiaggia nel terzo. Lui ti resuscita con il suo amore e insieme vi elevate verso il paradiso. Allora, ti piace? Se questo ti rende felice. Coraggio, ancora un piccolo sforzo. Così. Brava. Grazie. Giacomo, grazie per tutto quello che avete fatto per me. Per fortuna è servito, ma adesso riposatevi. Ne avete bisogno. No, non mi chiedete di riposare. Non potrei. Voglio sentirmi ancora viva. E lo siete. Il pericolo è passato. Adesso tutto dipende da voi. Io posso solo darvi qualche medicina per aiutarvi a dormire tranquillamente. No, no. Non mi costringete a dormire. Permettetemi di vivere questa notte insonne. Voglio ubriacarmi con un dolce sentimento che credevo di dover dimenticare. La speranza. Ho riconquistato la speranza. Mi sembra questa l'ora di tornare, non sapete che fa male alla salute? Dipende, a volte fa bene. Oh.
Grazie. Grazie, sorella. Grazie a tutte voi. E grazie al mio amico Giacomo. Sapete, ho l'impressione che stamattina la vita abbia intenzione di ricompensarmi di tutte le gioie che mi ha tolto in questi ultimi anni. Madre! Ebbene, figliola cara, non credete che sia ora di andare a riposare un po'? Voi siete d'accordo, dottore? Meno male che mi aiutate voi. Sembra che la nostra paziente abbia intenzione di recuperare tutta la vita perduta in un solo giorno. Va bene, adesso ho deciso di darvi ascolto, caro dottore, ve lo prometto. Bene, vi accompagno allora. Carolina, buongiorno. Che cos'hai? Perché sei così agitata? Stavo andando così in fretta per i vestiti. Volevo essere la prima. Hai fatto bene a venire. Ci sarà una bella sorpresa. Un vestito delizioso per tuo fratello. Che birbante! Ma insomma, Lola, è mai possibile? Non fai altro che rimproverare il piccolo Federico tutto il santo giorno. No, ma no, no, poverino, no, non se lo merita. È un angelo, un angelo. Vieni qui. Beato lui. Hai visto in che stato continua a ridursi Federico? Parlo di quello grande. Sì, ho visto. Non sembra più lo stesso, purtroppo. Sono giorni e giorni che non si stacca dalla bottiglia. E non va mai a dormire a un'ora decente. Ma che roba. Ma che cosa vuoi che ti dica? Secondo me è quella donna che gli sta rovinando completamente la vita. Ah, per favore, non essere così moralista. Su, no. Ah, io dico soltanto quello che vedo. Insomma, dico, dov'è che lei lo trascina tutte le sante notti? A lavorare no, di certo. Allora che fanno? Perché vanno a dormire quando tutti gli altri si alzano? Senti, Lola, questo è un condominio povero, ma è comunque un condominio decente. Qui nessuno può dare scandalo, vero? Comportarsi in maniera strana. Ma fuori di qui non posso proibire a nessuno di quei poveretti di agire come meglio credono, per guadagnarsi da vivere. Dormi adesso. Dormi, sei in uno stato pietoso. Anche tu devi riposare. Su, vieni accanto a me. No, verrò dopo, nel pomeriggio. Dai, vieni accanto a me. No, non posso. Adesso devo fare il bucato, poi cucinare per il pranzo. Ma dove la trovi tanta forza? È così che deve essere una buona moglie. Dormi. Più tardi ti preparo un mate. Tu potrai dirmi quello che vuoi, ma a me quella strana situazione non mi convince per niente. Oh, che ti convinca o no, mia cara Lola, io proprio non me la sento di rimproverare quei due poveri disgraziati. Ah, no? E a te pare che sia davvero un buon esempio per i bambini che sono qui, vedere due persone ritornare completamente ubriache la mattina all'alba. Ma solamente Dio sa quanto voglio bene a quell'uomo. Non ho dimenticato che ha salvato la vita al mio Federico. Ma non posso nemmeno dimenticare che ho anche una figlia di cui tener conto. Buonasera, bella ragazza. Non credo che questi siano giusti per un uomo come me. Che strano vedervi. Non sono ancora le 5. E questa non è la strada del negozio. Quei rari incontri non mi bastano di certo. Ho bisogno di vedervi più spesso. Se non vi comporterete bene, mi vedrete ancora meno. E comunque ditemi, perché siete venuti al convento? A trovare mia sorella. Vostra sorella? Qui? Sì, sì, sta per prendere i voti. Perché quella faccia? Vi sembra una cosa cattiva? No, niente affatto. Anzi, è una cosa buona. È l'unica cosa buona che io potrei raccontare di voi a mia madre. Sempre che voglia raccontarle qualcosa. Ma scusate, Carolina non è ancora una donna. È una bambina indifesa che potrebbe essere turbata da uno spettacolo di questo genere. Andiamo, su. Se quella donnaccia ha potuto rovinare la vita a un uomo come Federico, insomma, non posso pensare a quello che potrebbe fare a una bambina. Scusate, stavate parlando di me? No, neanche per idea. No, certo che no. Ecco, vedete, stavamo parlando precisamente di un'altra persona. Di un'altra signora. Ah, meno male.
Mi è sembrato di sentirvi dire cose piuttosto spiacevoli mentre stavate arrivando. Mio marito. Ma come vi viene in mente di dire certe cose? Dico quello che la stupidità e l'ingiustizia di due donne mi obbligano a dire. Voi sapete molto bene che se c'è qualcuno che ha rovinato la vita a Federico, quella sicuramente non sono io. E poi lui si riempie la bocca parlando delle sue carissime amiche, della sua meravigliosa Giuliana e della sua dolce Lola. Ma io... Voglio essere sincera con voi, mi piacerebbe tanto poter dire la stessa cosa. Ma veramente, signora, noi non... No, risparmiatevi le bugie, non servono a niente. E voglio che sappiate questo. Quando ho conosciuto Federico, era già ridotto nello stato pietoso in cui lo vedete. E se ora cammina, è perché io lo sostengo. Eh? E se mangia, è perché io lo nutro infilandogli a forza il cibo nella bocca. E se vive ancora, è perché io non permetto che muoia di tristezza e solitudine. Quindi vi prego, care signore, non rendete le cose ancora più difficili di quanto non lo siano già. Per favore. Non ancora. E non credo che arriverà mai. Per me quel tipo è inaffidabile. Non devi aggiungere altro. Eccolo qui. Buongiorno. Scusate il ritardo. Non perdiamo altro tempo con le scuse e cominciamo le prove. Di solito sono puntuale. È che sono ancora frastornato, stupito. Allora stupisci anche noi, adesso. Vi stavamo aspettando, Sebastiano. Vi prometto che una cosa del genere non accadrà mai più. Adesso proviamo la scena della risurrezione. Ora prendila fra le braccia e sollevala molto, molto lentamente. Fermo. A terra, Marlene. Adesso voglio che giriate con il vostro corpo che sfiora il suo, molto lentamente. Signore, delle altre lettere. A quanto sembra i vostri ammiratori aumentano di giorno in giorno. Non avrei mai immaginato che il libro di un esordiente avesse tanto successo. No, signore, voi non siete più un esordiente. Siete uno scrittore affermato, apprezzato e famoso. Apprezzato.
Lo dite come se ne foste dispiaciuto. No, no, non è questo. Sono molto felice del mio successo. Mi rende triste non avere nessuno con cui condividerlo. Oh, per favore, non dite questo, soprattutto adesso che state per incontrare di nuovo vostro nipote dopo tanto tempo. A proposito, devo preparare la sua stanza. Non avere fretta, Bartolomeo. Non si sa ancora se il signorino Giulio vorrà abitare qui. Adesso che non è più un ragazzo, forse vorrà la sua indipendenza. Volevo salutarvi. Tutto qui il bagaglio? No, c'è ancora una valigia che ho lasciato a casa. Ah. Qualche novità? Sì. Appena arriveremo in Francia ci recheremo a Lione. Dobbiamo andare a trovare Monsieur Girardot, il presidente del club. Vuole conoscervi personalmente. Ah, capisco. Pubbliche relazioni. Qualcosa del genere. Ma non vi preoccupate, non resteremo lì per molto tempo. Fra 4 o 5 giorni al massimo saremo nella nostra sede a Parigi. Giulio, chi avete? Ve lo chiedo perché ogni volta che nomino Parigi o cambiate espressione oppure cambiate argomento. Come se vi dispiacesse andare lì. Problemi? No. Parigi mi ricorda qualcosa. Di brutto? Di brutto e di bello. Permesso, signore. Sì? C'è la signora Annie, chiede di voi. Ah, sì, sì, falla passare. Subito, signore. Mia cara amica. Lorenzo. Sedetevi. Grazie. A che devo l'onore di questa inaspettata e gradita visita? Ecco, vedete, Lorenzo, mi è capitato di parlare di voi con un amico. Oh. E questo amico è il signor Maggiore, che è un importante editore a livello internazionale. Oh. Ebbene, vorrebbe sottoporvi una proposta. Mm-hmm. Pare che il vostro libro l'abbia impressionato moltissimo. E vorrebbe pubblicarlo nella vostra terra d'origine. In Argentina? Sì, esatto, in Argentina. È convinto che avrà un successo straordinario presso i vostri compatrioti. Sì, avanti. È permesso? Che cosa mi avete portato? Il vostro primo, abbondantissimo, completo, vero pranzo. Ma che buon odorino che sento. Pollo arrosto, verdure cotte, pane casareccio e addirittura il dolce, fantastico. Non sarà troppo per voi? No, ho tanto appetito. No, no, appetito non esprime esattamente quello che sento. Quello che sento è un'altra cosa. Quello che sento è una gran fame. C'è chi sostiene che avere tutta questa voglia di mangiare è segno inconfondibile che si ha voglia di vivere. Eh sì, non si sbagliano. È proprio così. Ho una grande, grande voglia di vivere. Mia dolce Marlene, l'hai visto? Non è geniale, non è unico. È vero, Paul. È il miglior ballerino che abbia visto in vita mia. Sebastian è veramente un grande artista. Per questo l'ho scelto. In queste cose non mi sbaglio mai. Come non mi sono sbagliato con te, del resto. Con quel fantastico ragazzo ho avuto esattamente la stessa emozione che ho avuto quando ho visto ballare te. Riesce a incarnare la grazia dello spirito, del sublime, di quello che solo l'arte del balletto può esprimere attraverso un corpo. Diventerà una grande stella, al tuo stesso livello. Io lo renderò grande come lui merita. Farò in modo che il mondo intero possa conoscerlo.
Ma non voglio insegnargli solamente a danzare. Voglio insegnargli ad avere gusti raffinati, a come ci si deve comportare in società. Voglio farlo vestire dai sarti migliori, scegliergli letture adeguate e anche... Gli farai anche una proposta di matrimonio? Che cosa hai detto? No. No, Paul, no. Perdonami, caro. Perdonami, amore mio, non volevo dire una cosa del genere. Però l'hai detta. E sei stata molto crudele. No, no, amore mio, no. Non sapevo quello che dicevo. Ma io invece sì. C'è un'infinità di cose di cui non abbiamo mai parlato noi due. Ero convinto che il nostro silenzio fosse il frutto di un patto magico fra di noi e che fosse più che sufficiente per accettare e per comprendere alcune cose. Sì, 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 amore mio, è così, ti giuro che è così, è così. Io non ne sono più tanto sicuro. Ed è per questo che credo che adesso sia arrivato il momento di parlare finalmente chiaro. Avanti. Ah, siete voi. Non potevo non venire a salutarti, ragazzo mio. Hai davanti a te un luminoso futuro. Siete veramente gentile. Tutti sono anche troppo gentili con me. Chissà se io merito tanta considerazione. Ma certo che la meriti. Ascolta, non ricordo da quanti anni lavoro dietro le quinte. E ne ho visti ballare molti, moltissimi. Tu sei un caso speciale. E ti dirò di più. Sono certo che tu sarai molto importante anche per il nostro caro impresario, Paul Menard. E credo che anche lui lo sarà per me. Dobbiamo parlarne, Melania. In caso contrario, il silenzio potrebbe diventare il nostro peggior nemico. Non è necessario, Paul. Non è necessario. Io ti voglio bene. Anch'io te ne voglio. E non saprai mai quanto. Perché dobbiamo farci del male, allora? Io desidero solo la tua felicità. Desidero continuare a sentire questa passione che ci unisce. La passione per l'arte, la passione per il pubblico. La sciocchezza che ho detto prima non ha alcun senso per me, non ha alcun senso. È stata solo la gelosia. Una stupida gelosia d'artista insicura che mi ha spinto a parlarti così. E allora che cosa... Allora... Non diciamo più niente. Non diciamo più niente. Io devo a te ciò che sono, Paul. E tu mi ami, ne sono certa. A modo tuo, ma mi ami, lo so. E può spezzarsi l'incanto se non manteniamo un silenzio che è fondamentale perché tutto continui come prima. Melania. Una sola parola può essere mortale. Una sola. Potrebbe spezzare di colpo tutti i nostri sogni. Marlene. Io ti voglio tanto bene. Sai quanto ti amo. E quanto ti ammiro. Ho già mandato un telegramma a vostra sorella. Siete davvero un amico, Giacomo. Smettetela di adularmi, Alma. Oh. Faccio solo quello che voi fareste per me. Non so se scriverei anche la vostra corrispondenza. Le vostre mani non sono ancora in grado di farlo. E a me non costa niente. Grazie. Fare ritorno al passato non è facile. E voi me ne state dando la forza. Cominciamo, allora. Padre. Caro padre.
Dopo un lungo silenzio durato tutti questi anni, vi scrivo queste righe con affetto per annunciarvi il mio prossimo ritorno. Il mio ritorno a casa. Il mio ritorno al vostro fianco. Dove sarà finito quel maledetto documento? Avrei giurato di averlo lasciato qui. Da tu, Emma, per favore. Sì, signore. Un momento, prego, vado a chiedere. Scusate, signore. Chi è? Uno sconosciuto, non mi ha voluto dire il suo nome, ma ha giurato che è qui per una cosa importante. Va bene. Fallo passare. Molte grazie. Di nulla, signore. Signor Morandini, come va? Virginia! Che bellissima sorpresa! Oh, che Dio ti benedica! Non speravamo di riaverti con noi. E invece eccomi qui, Giuliana. Sono tornata all'ovile. Che sta succedendo? Non lo so, sembra che sia tornata una persona importante. Virginia! Di nuovo tra noi. Adesso la vita mi ha concesso un'altra possibilità, padre. E sono decisa ad aggrapparmi a questo dono con tutte le forze di cui dispongo. L'organetto. Giacomo, è l'organetto. È l'organetto dei nostri sogni. L'organetto del destino. Vi prego, Giacomo, andate. Andate a comprare il mio destino. Vi prego, comprate il mio destino. Cuando te escucho decir